Buongiorno, buon sabato 19 dicembre, terza feria prenatalizia. Ecco il Vangelo di oggi, secondo il nostro rito ambrosiano. Lettura del Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo». E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto. Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore». Parola del Signore. In questa terza feria prenatalizia leggiamo il racconto della visitazione. Maria, appena ricevuto l'annuncio dell'angelo, si mette in cammino. Non solo per andare a vedere quel segno che l'angelo le ha promesso, infatti le disse che anche Elisabetta, tua cugina, che tutti dicevano sterile, è al sesto mese, nulla è impossibile a Dio. Non solo, anzi, forse non tanto per questo, quanto più per essere di sostegno e di aiuto alla anziana parente incinta. Maria che visita Elisabetta è l'immagine del servizio. Quando accogliamo il Signore nella nostra vita, diventiamo capaci di servire gli altri. E questo è, in qualche modo, la cartina di tornasole, la prova più evidente che veramente abbiamo accolto Gesù nella nostra vita, se diventiamo capaci di servire. Ma c'è ancora un'altra riflessione tra le tante che potremmo attingere da questo brano così bello, che ci consegna tra l'altro una frase dell'Ave Maria che diciamo tutti i giorni: benedetta tu fra le donne. L'esultanza, la gioia di questo brano nasce da questo incontro di madri, ma questo incontro di madri è gioioso perché i figli ancora nel grembo si incontrano. Questo deve farci riflettere sulla dignità della vita umana fin dal suo principio. Gesù era piccolissimo nel grembo di Maria. Giovanni era già bello cicciottello, 6 mesi. Eppure ecco che lui sussulta ed esulta perché incontra il Signore. Era vivo. Che tristezza, che dolore, che tragedia immane l'aborto, in cui tanti bambini vengono uccisi, in cui l'umanità calpesta l'uomo. L'uomo calpesta l'uomo. Tremendo. Madre Teresa diceva che è la più grande minaccia per la pace del mondo. Questo brano ci invita a riflettere sulla dignità di ogni uomo, a pregare per i bambini mai nati, a pregare anche per le madri che, indotte al male da un'ideologia di morte, si sono fatte ingannare e portano una ferita irreparabile nel cuore. Affidiamole alla Vergine Santa. E preghiamo gli uni per gli altri e preghiamo anche per chi difende la vita, per i vari movimenti per la vita che in giro per il mondo e anche in Italia, grazie a Dio, si impegnano con coraggio per spiegare che la vita umana è la prima meraviglia. Affidiamoci alla Vergine Santa e chiediamo la grazia della speranza. Preghiamo gli uni per gli altri. Sia lodato Gesù Cristo.